In attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuaín, il Milan accelera su Krzysztof Piątek. Nel caso il Pipita dovesse cambiare aria, in direzione Londra, già a gennaio, i rossoneri hanno tutte le intenzioni di assicurarsi il 23enne attaccante polacco del Genoa. È di ieri la notizia del primo contatto tra il DT milanista Leonardo e il presidente rossoblu Enrico Preziosi. Tutti i dettagli nell'articolo di Carlo Laudisa e Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il Milan spera di poter esercitare la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, il Genoa potrebbe non essere orientato ad accettare un incasso spalmato su più anni. La trattativa si annuncia lunga, e il Real Madrid, interessato a Piątek, è alla finestra. Qui Chelsea, intanto, però, il Chelsea non ha ancora presentato un'offerta concreta alla Juve per Higuaín, nonostante il pressing di Sarri per avere in squadra l'attaccante che ha allenato con successo a Napoli. Difficilmente in tutto questo giro rientrerà Alvaro Morata, troppi i 15 milioni lordi di ingaggio annuo che il Milan dovrebbe sborsare per lo spagnolo.